Buongiornissimo youtuber, bentornati qua sul mio canale, qui Max Salvato e oggi andiamo a fare l'unboxing di un pacco che ho ricevuto, che arriva direttamente dal Canada, di un accessorio GoPro che è spettacolare. Bomba bomba, lo apro, vediamo un attimino che cosa c'è dentro. Bellissima la scatola, guardate come si presenta la scatola appena aperta. Vediamo un attimino qua dentro che cosa abbiamo. Già potete immaginare perché è lungo e si chiama Spivo, magari qualcuno di voi già lo conosce. La sacca, molto bella, tra l'altro non è dritta, guardate un po'. Ragazzi, un bastone Spivo. Questo qui è uno dei bastoni più comodi, uno dei pole più comodi che ci sono sul mercato. Sapete perché? Aspettate che provo ad attaccare la GoPro. Questa cosa è assolutamente spaziale perché quando riprendo posso riprendere davanti, come state vedendo voi, ciao, ma nello stesso momento posso fare ciao. È spaziale questa cosa. Lo proviamo qua sulla neve, vediamo che cosa ne esce. Non c'è niente. Conclusione di questa giornata con lo Spivo. Devo dire che il materiale pensavo fosse più resistente, nel senso che il bastone qui non è effettivamente in metallo ma è più una plastica dura. Lo consiglio assolutamente a tutti perché è veramente comodo fare questa cosa mentre si sta utilizzando. Non lo consiglio perché il materiale è troppo leggero, però in ogni caso impugnatura bella salda, il pulsante è facile da raggiungere e con questo cordino lo si può mettere al polso e sicuramente non rischiamo di perderlo mentre stiamo scendendo dalla neve o mentre ci stiamo lanciando in acqua. Insomma ragazzi, farò anche un articolo dedicato sul blog, quindi se volete passare a dargli un occhio ci vediamo là. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like a questo video, così mi aiutate e mi supportate con questo piccolo lavoro che sto portando qui sul canale. Ragazzi, ci vediamo col prossimo video, ciao! Infossata. Via! Via, via, Max, Max, Max!